Terzo giorno di proteste in Yemen. 4.000 persone hanno marciato verso il palazzo presidenziale a Sana'a chiedendo le dimissioni del capo di Stato Ali Abdullah Saleh. In piazza sono scesi anche i sostenitori del presidente che hanno cercato di disperdere i manifestanti. Alcune persone sono rimaste ferite e almeno una decina di dimostranti sarebbero stati arrestati. Vogliamo che siano adottate misure pragmatiche per riformare il paese e queste consistono nelle dimissioni di Saleh e nel potenziare il dialogo internazionale. L'opposizione si è detta pronta a discutere con il capo di Stato al potere da oltre 30 anni. Saleh ha comunque ribadito di non voler lasciare l'incarico prima delle elezioni del 2013.